E benvenuti in un nuovo video. Oggi vi propongo un video a tema festa della mamma, visto che la festa della mamma si sta avvicinando sempre di più. Di solito quando arriva la festa della mamma non sappiamo mai che cosa regalare alle nostre mamme, quindi stiamo lì a scervellarci su che cosa possiamo prenderle, che cosa possiamo regalarle. E ho intenzione invece di farvi una serie di video proprio di DIY in occasione della festa della mamma. Non vi farò un video unico come quello che avevo fatto ad esempio per la festa della donna, dove c'erano tre idee concentrate in un unico video, più che altro perché le idee e i progetti che ho pensato questa volta sono un po' più lunghi e quindi mi veniva un video di 2 ore e mezza e non mi sembrava il caso. Perciò vi ho fatto dei video separati, ne farò sicuramente questo un altro e se riesco anche un terzo. In ogni caso, in questo video in particolare vi faccio vedere come realizzare un ricettario, questo ricettario qui, che secondo me è l'ideale se avete una mamma che cucina. La maggior parte delle mamme cucinano, però se avete una mamma che comunque è appassionata di cucina potete regalargli questo ricettario, dove appunto dentro ci può mettere tutte le ricette, e lo trovo comodo essendo con gli anelli perché qualsiasi ricetta può star qua dentro, quindi sia delle ricette scritte a mano, si infilano nelle cartelline e voilà, e allo stesso tempo anche ricette stampate dal computer, magari la pagina del giornale dove c'era la ricetta che ci piaceva e abbiamo tutto concentrato in un unico quaderno e non perdiamo più le ricette dappertutto. Questo è anche un progetto di riciclo creativo perché ho riutilizzato un vecchio quaderno ad anelli della banca tipo di 15 anni fa che non serviva a nessuno, era bruttissimo, era lì inutilizzato, e ho realizzato insomma una cosa carina e quindi un regalo praticamente a costo zero per la festa della mamma. Niente, io adesso vi lascio al video, così vedete tutto il procedimento per realizzare questo ricettario. Questo ricettario ci occorrono un cartoncino, un quaderno ad anelli vecchio o rovinato, della carta da regalo, dei fogli bianchi, dei cartoncini bianchi, 2 stampe a tema cucina, una scritta a computer, un succhiello, dei pennelli, della colla vinilica, delle forbici, una matita, un tratto pennero, dello scotch, delle viti con bulloncino e della carta trasparente per foderare. Ho iniziato prendendo un vecchio quaderno ad anelli. Ho staccato la parte degli anelli ed ho iniziato a sfoderarlo dalla sua copertina. Se avete un quaderno con la copertina semplice e senza fodera, potrete passare direttamente alla decorazione. Estratti i cartoncini interni al quaderno, andiamo a sistemarli su un cartoncino unico più grande e ripassiamo nel contorno. Io ho anche allargato un po' la copertina perché il mio quaderno era molto stretto ed i fogli uscivano fuori. Ritagliamo quindi tutto il bordo esterno. Utilizzando la colla vinilica andiamo a riassemblare il quaderno, incollando i pezzi ricavati in precedenza nella loro posizione. Pieghiamo ora in corrispondenza dello spazio vuoto tra i cartoncini per ricreare la forma del quaderno.
e fissiamo gli angoli con lo scotch. A questo punto posizioniamo gli anelli nella giusta posizione e segniamo con una matita il punto in cui dovremo creare i fori. Utilizzando un succhiello, buchiamo il cartoncino creando due fori abbastanza grandi da ospitare le viti. Infiliamo le viti dall'esterno verso l'interno. Posizioniamo gli anelli e fissiamoli con i bulloncini. E la struttura del quaderno è pronta. Possiamo quindi passare alla decorazione. Tagliamo la carta 4 o 5 cm più larga del quaderno e fissiamola in questo modo utilizzando la colla vinilica. Parte inferiore e superiore facciamo due tagli in corrispondenza del bordo contenente gli anelli. Pieghiamo gli angolini ed incolliamo la carta esattamente come prima. Incolliamo anche il pezzettino centrale, cercando di farlo aderire in ogni sua parte. Ripetiamo l'operazione sulla parte superiore. Tagliamo ora le stampe a tema cucina, eliminando il bordo bianco. E, sempre utilizzando la colla vinilica, attacchiamole sulla copertina del quaderno, una davanti e una dietro. Foglio bianco o di recupero, ritagliamo la sagoma di un cuore grande e di due piccolini. Riportiamo il disegno sul cartoncino bianco e ritagliamo. A questo punto incolliamo il cuore grande sul davanti del recettario e i due cuoricini in corrispondenza delle viti. Per rifinire ulteriormente l'interno, incolliamo due cartoncini bianchi, ancora una volta utilizzando la colla vinilica. Richiudiamo il quaderno e ritagliamo la scritta Le ricette di mamma che andremo ad incollare sul cuore bianco.
Come al solito, per rifinire il tutto, disegno delle piccole lineette con il tratto pen nero a formare una finta cucitura che mi piace molto. Ultimo passaggio, ho deciso di foderare il quaderno con questa carta trasparente per fare in modo che non si rovini se dovesse sporcarsi o bagnarsi, dato che sarà utilizzato in cucina. Ed ecco qui il nostro ricettario pronto per essere regalato e per accogliere tante buonissime ricette. Questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile in qualche modo. Se è così, lasciatemi tanti pollici in su e lasciatemi tanti commenti, così posso vedere che cosa ne pensate di questo progetto. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video.